sta cambiando ed io insieme a lui. Buonasera, qui ci troviamo a Palazzo Valentini con vedere l'espressionismo fra colore, sapore, vita ed opera di Paolo Salvati, che è nato nel 1939 e ha raggiunto l'Olimpo degli grandi artisti nel 2014. Adesso ci troviamo e andremo a vedere le sue opere e la sua commemorazione. Non è più come qua. Un attimo solo, ecco, qui ci troviamo nella sala e vorrei un commento da parte tua per i quadri. Per quanto riguarda questi quadri, questi quadri sono due opere importanti che rappresentano la vita e la storia di mio padre. E l'albero blu è la rappresentazione della speranza e la pietra blu invece è il peso dell'esistenza, insieme poi alla serie unica che è un'etichetta per bottiglie d'autore. Questa è la sintesi delle opere rappresentate qui oggi. Perfetto, io prima non ti ho detto che eri il figlio, non l'ho annunciato, però si è capito perfettamente. Qui abbiamo un grande pittore, grande amico di Paolo Salvati, che è Antonello. Sì, grazie. Paolo è stato una persona importante per me, specie per la mia gioventù, insomma. L'ho conosciuto all'età di circa 17 anni e nella sua bottega si respirava un'aria di pace fondamentalmente, si parlava di cose belle, di pittura, di filosofia, di religione, è stato un bellissimo periodo. Poi insomma ci siamo continuati a frequentare per parecchi anni, insomma, fino quasi alla fine, insomma. E niente, ho sempre apprezzato il suo modo di affrontare la vita, il suo modo di concepire l'arte, la sua grande onestà intellettuale. Grazie mille, grazie. Oh, ecco, guardate, anche tra le persone che sono intervenute, qui abbiamo la moglie di un grande pittore, scomparso da pochi anni. Sono contenta di partecipare a questa riunione perché gli artisti vanno sempre ricordati. Non perché sono sono stata moglie di un pittore valido e importante, ma soprattutto perché bisogna cercare di mantenere vive queste belle cose che se ne stanno andando. Grazie. Prego. È stato anche per me un amico, una persona con cui ho avuto degli ottimi rapporti, ci siamo sempre confrontati sul piano artistico e ho trovato in lui una persona non solo buona, perché sarebbe poco, però una persona sensibile che ha una grandissima spiritualità. E questo poi dall'altra parte l'ho dimostrato proprio nella sua espressione artistica. Come potete vedere anche qui in questi quadri c'è tanta poesia. Un uomo che ha avuto la vocazione per la pittura, abbandonando anche altre attività. Io ricordo che lui mi diceva che ha fatto anche il liutaio, per esempio, che era un ottimo oratore, però è stato attratto proprio dalla pittura e quindi ha abbandonato tutto ciò che poteva abbandonare. È una vocazione, d'altra parte io dico è come un sacerdote, cioè ha la vocazione, quindi si è sentito di lasciare tutto ciò che poteva lasciare per dedicarsi esclusivamente a una pittura che lui ha realizzato nelle piazze inizialmente. A Piazza Navona faceva i ritratti insieme a tutti gli altri artisti che erano lì presenti. Piano piano poi si è dedicato molto anche al paesaggio, alla costruzione, addirittura è arrivato a una forma addirittura astratta del paesaggio, proprio perché la poesia e la spiritualità l'ha portato addirittura a rasentare anche l'astrattismo, anche se lui vedeva in questo quadro, in questo dipinto, una raffigurazione, invece era proprio l'astrazione, la spiritualità totale che lui aveva dentro se stesso. Io volevo anche accennare, perché con Paolo ne abbiamo parlato, ecco qui Paolo sta qui con tutti noi, io ho la fotografia davanti, proprio la ricordo perché sembra quasi averlo qui insieme a noi, dobbiamo anzi sentirlo proprio vicino a tutti quanti. Parlai sempre con Paolo dello statuto dell'artista, io nel 97 partecipai a questo evento a Parigi. Che cos'è lo statuto dell'artista? Gli artisti nel 97 sono riuniti
presso l'UNESCO di Parigi, che voi sapete è l'UNESCO, un organo dell'ONU che si interessa di arte e di cultura. Tutti gli artisti del mondo, quindi voglio dire un gran numero di artisti, che hanno redatto tutti insieme uno statuto. Cos'è questo statuto? Uno statuto attraverso il quale delle regole, attraverso il quale tutti gli stati membri dell'ONU si devono uniformare per sostenere l'arte. L'arte, ovviamente, l'arte moderna, l'arte degli artisti che vivono e devono vivere di arte, che non sono soltanto i pittori, parliamo anche degli attori, dei musicisti, cioè l'arte e la cultura deve essere comunque, secondo questo statuto, deve essere sostenuta e finanziata dagli stati membri dell'ONU, attraverso, voglio dire, uno statuto che io qui ho portato. Poi se qualcuno è interessato, anche delle copie di questa rivista che io pubblicai nel 2000 e di cui ho fatto riprodurre qui delle copie, proprio perché qui se ne parlò tantissimo, e la rivista è quella originale, fu pubblicata nel 23-6-2000. Quello statuto fu redatto a Parigi nel 1997. Io vi voglio leggere soltanto il primo articolo, perché questo fa capire esattamente che cosa significa statuto dell'artista, che è stato approvato dal congresso dell'UNESCO nel giugno del 97 e per la cui diffusione io, allora presidente della Lega per i beni culturali, ottenni il patrocinio della Commissione internazionale di Parigi. Allora, l'articolo 1 recita: noi artisti, autori, interpreti ed esecutori di tutte le regioni, riunite dal 16 al 20 giugno 1997 dall'UNESCO con il contributo dei suoi partner nell'ambito del congresso mondiale sull'applicazione della raccomandazione relativa alla condizione dell'artista, riaffermiamo all'alba del terzo millennio che la creazione artistica costituisce il patrimonio culturale del futuro, quindi un ruolo fondamentale che deve avere l'artista. L'articolo 2, vi leggo alcune cose, non certo non posso, non ho il tempo per potervi ricordare, però ricordiamo con forza che le facoltà di creare, una capacità particolare la cui potenza e originalità provengono dall'artista, e che è importante incoraggiare la rivelazione e lo sviluppo del talento di ognuno con manifestazione di una libertà fondamentale. Quindi questi stati dovevano riconoscere anche il talento degli artisti e sostenerlo assolutamente. Attraverso cosa? Attraverso i finanziamenti. Finanziamenti che potevano essere effettuati dallo Stato, ma ove lo Stato non aveva le capacità, potevano essere, e d'altra parte in Italia questo succede, è successo, e spero che possa succedere magari anche con maggiore energia nel futuro, attraverso il finanziamento dei piccoli e medi imprenditori, perché l'imprenditore può acquistare opere d'arte e di fiscalizzare ovviamente quello che loro comprano, cioè mettono nel patrimonio sociale della propria società, della propria azienda. Questo favorisce ovviamente, ma favorisce lo studio, l'analisi e la ricerca anche dell'arte da parte di chiunque. Questo per esempio è uno strumento importante che è stato sottolineato proprio dallo statuto, quindi il finanziamento. Poi si è dato quindi sostegno alla creazione attraverso il finanziamento, poi anche l'educazione e la formazione artistica, nonché l'arte e le nuove tecnologie, perché noi sappiamo che oggi esistono anche delle nuove tecnologie artistiche, per esempio attraverso il computer, la computer art, ci sono cioè nuove forme attraverso le quali anche queste devono essere sostenute e portate avanti. Questo perché lo dico? Perché oggi noi ci troviamo di fronte proprio a una situazione simile, in cui il signor Lenci conosce casualmente il nostro maestro Paolo Salvanti e apre un connubio di collaborazione attraverso il quale Lenci acquista queste opere e ovviamente le inserisce nella propria struttura aziendale. Quindi questo è un modo proprio, noi qui abbiamo proprio la testimonianza viva, di sostenere l'arte, perché qui è il punto importante. Se è vero che l'UNESCO dice che l'arte è importante e fondamentale che ci sia, perché signori miei, senza quel fondamento artistico veramente noi ci dovremmo privare di tutto. Cosa c'è? Cosa rimarrebbe in questa situazione, tra l'altro in questa difficile situazione in cui oggi noi viviamo, se noi cancelliamo anche il discorso del sostegno all'arte? Non rimarrebbe niente. Quindi giustamente a livello del terzo millennio, parliamo del 97 ma era proiettato ovviamente negli anni dopo, lo studio dell'artista rappresenta un momento veramente importante di sostegno per la cultura e per l'arte. E devo dire quindi, infine, quindi che questa occasione
noi oggi viviamo anche in questo simposio è proprio in virtù del fatto che questo connubio con la piccola e media impresa, con il piccolo imprenditore, il medio imprenditore c'è, e quindi noi possiamo qui oggi stare tutti insieme e parlare anche di Paolo Salvati e ricordarlo tutti insieme sotto tutti i punti di vista. Ecco, io passerei adesso la parola proprio al signor Volenci, che è l'imprenditore vinicolo che si è interessato molto di Paolo Salvati, a parte i rapporti anche di grande affetto che ci sono stati col maestro, e così vi spiegherà ancora meglio come è avvenuto anche questo incontro, così direi anche magico, chiamiamolo un po' magico. Ecco, grazie. Buonasera a tutti, sono contento di trovarvi qui, di stare insieme e di poter raccontare questa mia piccola esperienza con voi, di poterla condividere. E ho il piacere di leggere un racconto che ho scritto qualche anno fa, e perché fa parte proprio di questo momento di vita ed è bello condividerlo con voi. L'incontro con il maestro grande di pittura avvenne una sera a Roma in un ristorante tipico, il Bersagliere. Era l'anno 2010 ed era inverno. Avevo trascorso la serata a teatro e all'uscita, ormai a tarda ora, cercavo un luogo dove poter mangiare. Sulla via Appia vidi l'insegna di questo ristorante e notai con piacere che aveva ancora persone sedute ai tavoli, quindi pensai che forse si poteva mangiare un boccone. Non ero solo, ma con altre due persone. Appena entrai e presi posto, non potei fare a meno di notare una persona anziana seduta ad un tavolo che gustava una pizza margherita con una brocca di vetro di vino rosso. Era lì, solo, non proferiva parola con nessuno, eppure sembrava sereno. I suoi movimenti mentre tagliava la pizza erano regali. Aveva dei capelli grigi, lunghi, insomma, a me sembrava un re. Fu così che al termine della mia cena, ammirato per le sensazioni che avevo ricevuto osservando quella persona, mi recai alla cassa per saldare il mio conto e d'impulso, ma con il cuore, decisi di offrire in anonimato la cena a quel signore regale dai capelli grigi e lunghi. Le persone che erano con me all'uscita del ristorante decisero di fare una pausa per avere qualche minuto da dedicare alla pratica veneranda di fumare una sigaretta. Loro ignoravano completamente il mio gesto sino al momento in cui sentii un colpo sulle spalle e una voce che sussurrava così: «Ci conosciamo?» Nel voltarmi ero emozionato al solo pensiero di poter scambiare una conversazione con un re. Risposi: «No». E lui di tutto punto estrasse dalla giacca un biglietto da visita e disse: «Piacere, io sono Paolo Salvati e sono un pittore, un artista». «Vedi ragazzo», disse ancora, «io sono convinto che gli incontri non avvengano mai per caso». Mi invitò così presso il suo laboratorio per ammirare alcune sue opere e disse ancora: «Visto che mi hai offerto la cena, io ti regalerò una mia opera». Ci salutammo e conclusi il viaggio verso casa in silenzio, ignorando del tutto involontariamente le persone che erano con me, felice di aver fatto un incontro magico. Così, nei giorni successivi, decisi di telefonare e prendere un appuntamento per far visita al suo laboratorio. Una volta lì, sembrava di essere entrato nel laboratorio dei sogni, e lui, con una semplicità disarmante, descriveva a me le sue opere d'arte, con la delicatezza e la superbia che solo un re saprebbe fare. Vidi una tela che doveva essere completata e chiesi a lui cosa rappresentasse. Si avvicinò e con la stessa voce di quando ebbi la fortuna di averlo conosciuto mi disse: «Vedi lì, una barca a vela è in difficoltà con il mare in tempesta, ma non ti preoccupare perché sta per incontrare il sereno. Tutto andrà bene». Senza fiato, per qualche istante, stordito dalle sue parole, dinanzi ad una tela bianca su un cavalletto con qualche tratto di matita appena annunciato, era riuscito a vedere con lui il quadro finito. Una magia. Oggi mi dispiace purtroppo che non l'ho portato, ma quel quadro poi è stato finito ed è stato acquistato da me. Una cosa bellissima, che ho il piacere di visionare tutte le mattine. Ho deciso poi, dopo averlo incontrato e quindi aver capito com'era Paolo Salvati, di fare in modo di condividere con lui un'esperienza che avevo vissuto.
ho conosciuto una persona con cui intendo dividere la mia vita e avevo avuto un'idea che ho trasferito a lui, la possibilità di poter vedere se insieme si poteva realizzare. E quindi una volta che gli ho proposto la cosa mi disse sì, la possiamo fare, possiamo farcela. E qui nasce una prima etichetta su tela in un esemplare unico al mondo per bottiglie di vino. Avevo un sogno in testa quando ho deciso di lanciare Unica, una bottiglia d'autore, con una sua personalità ben precisa che la rendesse inconfondibile, una formula fatta di arte superba, rara, bella, accomunata dal piacere che dà a chi la possiede e a chi la può solamente ammirare. Il tutto sembra essere fuori dall'ordinario, pensato per far sognare chi questa bottiglia potrà permettersela, chi, almeno per ora, potrà solo desiderarla. Vi prenderemo per mano per farvi scoprire l'oggetto che avreste sempre voluto ma che non avete mai osato chiedere. I collezionisti vivono di emozioni e cosa può emozionare più di una bottiglia d'autore, il cui passato si collega ad un presente con tanta voglia ancora di stupire. Una presentazione che ha l'effetto di un terremoto in un settore che giocava da tempo sugli allori. Una scelta che ci auguriamo di grande impatto, ma che forse spiega solo in parte il successo che questa bottiglia d'autore potrà avere. Leggo le ultime due righe che possono rappresentare questo primo dipinto, che si chiama Isabeau. Isabeau è un'opera intrisa di significato, simbolico e artistico. Una precisa traduzione figurativa del concetto di arte e di vita da parte del suo autore. Quasi una confessione ultima lasciata, espressa nella posa della donna. Volevo lasciare la parola ad Andrea Salvati, così continuerà a parlarci del suo lavoro. Grazie. Felice di vedervi qui oggi. Io questi anni ho seguito tutte le vicissitudini di mio padre, e soprattutto la fine, insomma, di un uomo, di un artista. E conosco perfettamente queste opere perché le ho viste dipingere, perché le ho assaporate, le ho sentite. Mi permetto di leggere due brevi brani che sono stati scritti da Paolo proprio per accompagnare questi due dipinti. Quindi sono le parole di mio padre. La pietra blu è il primo. La prima opera che mi interessa esporre. Paolo scrive: dal 1973 al 1974 dipinsi una tela con una grande pietra centrale, tagliente e sempre di colore blu. Nel quadro, come nella vita, il percorso da seguire prima di giungere alla grande pietra era cosparso di rovi con strani rami, misteriosi e pericolosi per la sopravvivenza. Tanto che giunti ai piedi della pietra l'unica possibilità era quella di affrontarla. Quindi è il percorso che tutti dobbiamo intraprendere, è il viaggio della vita. Tutti noi abbiamo sempre, da sempre lottiamo con una pietra da superare. La pietra è il peso dell'esistenza e su di essa finiscono il pianto, il dolore e le fatiche. Ma solo quando riusciremo a superarla porteremo con noi la gioia, amore e cuore, forse in un mondo migliore. Nell'opera Paolo Salvati scrive: ho dipinto la pietra blu, ovvero la poesia. 25 anni dopo, nei pensieri di Eugenio Montale del 1973, leggo: la poesia non ha un momento in cui nasce, ma è lì da sempre, come una pietra. La poesia l'ho cercata, l'ho trovata e l'ho dipinta. Questa è la pietra blu. E qui gigante ne abbiamo parlato. L'albero blu è scritto così: un grosso albero dai rami secchi con grandi radici affioranti dal terreno, lo avevo dipinto nel 1973, colorato di blu. È un colore importante, fondamentale.
rappresentava un uomo che disperatamente cercava ancora di resistere in piedi, nonostante i segni del tempo fossero in un modo molto evidenti, e tutto intorno ancora continuasse a vivere in un trionfo di gloria. La rappresentazione dell'albero e la bellezza del paesaggio avevano raggiunto una compiutezza emotiva, capace di farmi ascoltare il canto che scaturiva dalla visione poetica dell'insieme. Seguendo altri lavori, sempre dipinti con la stessa intensità espressiva, avevo capito che in pittura la poesia, servendosi del colore, era arrivata al canto. Questo è l'albero di lui. Oggi esponiamo un'opera del 1982, ripresa più volte negli anni, dal 2000 al 2003, questo anche perché comunque era un lavoro innovato, cioè un palo poteva non essere, un lavoro d'arte poteva non essere finito il giorno in cui era firmato, ma spesso si lavorava sui toni dei colori per far riposare l'opera, e il colore quando si asciuga cambia, e da lì cambia anche l'intenzione, cambia il desiderio, e si può lavorare nuovamente su un'opera finché non si raggiunge quella competenza appunto emotiva che dà la luce, e questa luce è l'opera d'arte vera, quella finita, quella che ha valore. Dunque, il peso dell'esistenza e la speranza. L'arte e la semplice bellezza, l'abbiamo scritto, della vita, sono tra le tematiche di opere capaci, diciamo, anche di educare. Affermiamo che queste opere d'arte sono in particolare rivolte anche, diciamo, alla generazione attuale, a volte persa in un modo culturale, politico, come tutti possiamo vedere. E l'illusione spesso di avere diritto a tutto in cambio di nulla, per tentare di arrivare facilmente ad ottenere qualcosa che poi non si assapora perché non è sofferta. E attraverso l'arte Paolo Salvati racconta un percorso umano fatto di sacrificio e dignità, dal quale si vince una risultante. La risultante di questo lavoro è la poesia della vita. Io per dignità e per sofferenza ricordo che qualche volta, osservando i lavori di mio padre, dice: papà, questo quadro lo dipingi già da un po', ci lavori da qualche settimana, eppure secondo me è già bello così, firmalo, magari hai bisogno di vivere, di guadagnare qualche soldo in più, una serie, sbrigati, no? E papà mi diceva: no Andrea, il mio lavoro non è finito. Se io do un lavoro non finito alla persona che me l'ha commissionato, che l'ho acquista, impoverisco la mia arte e impoverisco chi compra un quadro del genere, che deve essere una finestra aperta sul mondo della sua casa. E da lì, disposto ad aspettare, a soffrire, e ma con una grande soddisfazione, quella di aver compiuto qualcosa di importante, di aver fatto contento chi ha investito in lui, e la soddisfazione di un uomo che dal punto di vista umano e artistico non si è mai sventuto in questo senso, non per un fatto economico, ma strettamente artistico, lirico, e questa è la grandezza di Paolo. Di più? Grazie. Volevo dire che Chisapò praticamente è la prima etichetta di una collezione che fa riferimento ad una linea della donna Paola, che è una collezione unica, che contengono 15 dipinti, sempre di Paolo Salvati, unici al mondo, e che verranno presentati in una collezione unica prossimamente, penso nei primi mesi del gennaio dell'anno 2017. Verrà qui con noi il maestro per chitarra classica del concerto, Giulio Mischini, che è stato da ragazzo frequentato dal portatore di mio padre, tra un dipinto, tra una chitarra e due chiacchiere di vita. E ci farà compagnia con due brani inediti che durano ovviamente cose possibili per una situazione come questa. Buonasera a tutti, innanzitutto scusate il trambusto nella preparazione, volevo ricordare con due parole la mia
fatta conoscenza con Paolo Sabbati, che risale ad alcune chiacchierate nella sua bottega in compagnia anche della mia chitarra, e ricordo anche qualche suo esperimento, diciamo, di liuteria, che sono certo che se la vita gli avesse consentito ancora più tempo avrebbe approfondito. E stasera presenterò due composizioni, un mio breve valse, Gazebo Waltz si intitola, e un'altra composizione inedita di un autore italiano vivente che si chiama Pierluigi Caserta. Il primo è un valzer, il secondo è un tremolo, fra l'altro dedicato a mio padre. Buon ascolto. Thank you.
questa manifestazione, proviamo con le due parole di Paolo Salvati e concludo con una citazione. Dice Paolo: il colore è il mio vero ed unico amico che mi consola senza mai rimproverarmi di nulla. Ecco, qui abbiamo anche la figlia di Paolo Salvati, ci dirà qualcosa. È stata una bellissima presentazione, papà, e questo se lo meritava, lo sapevate. Certo. Non poteva essere meglio di così. Esatto, abbiamo aspettato tanto e magari se ci fosse stato anche lui sarebbe stato felicissimo. Io sono la moglie, lo auguro di cuore, perché se lo merita. Ha dedicato tutto il suo tempo libero, l'ha dedicato alla passione della pittura, tutto. Io direi pure ad altre cose, alle chitarre, era un grande, sì, artista. Io gli dicevo: lascia perdere le altre cose, dedicati esclusivamente alla pittura, perché devi coltivare una passione unica. Ma lo sa che tra tanti pittori, perché io mi ricordo che quando andavamo a Via Margutta, lui pure le chitarre ha costruito. Ma come no? E non era che si guardava i soldi. Ecco, io ho fatto sempre una distinzione nella mia vita, e lo voglio dire anche qua, di fronte alla, anche che sto facendo un'intervista, però noi eravamo artisti. Che voglio, certo. Non voglio annullare gli altri, però il pittore è colui che dipinge e fa delle grandi opere e tutto quanto. L'artista è quello che inventa l'opera, è quello che ci si sente dentro. Va bene, io la ringrazio, spero che sia contenta di quello che è. L'uomo con la faccia di gomma, la voce di gomma, parole di gomma.